Salve, grazie per essere venuti. Questo è un seminario, appartiene alla terza sessione del Laboratorio dal Basso Convergenze Parallele, con l'obiettivo di analizzare un percorso di confronto fra la ricerca accademica e la ricerca industriale. È un ciclo di conferenze, workshop, seminari tenuti da esperti in ambito delle nanotecnologie, biotecnologie, ingegneria dei materiali. Oggi invece abbiamo degli esperti nell'ambito dell'agroalimentare e dello sviluppo, quindi ricerca e sviluppo a livello universitario e poi trasferimento delle conoscenze nell'ambito industriale. Ringraziamo il professor Giancarlo Colelli dell'Università di Foggia e il dottor Andrea Cavalieri del Pastificio Benedetto Cavalieri di Maglie e il moderatore che è il professor Luigi De Bellis, che è il direttore del nostro Dipartimento di Scienze e Tecnologie Biologico-Ambientali. Ringrazio intanto l'ARTI e la Regione Puglia che ci ha permesso di effettuare questo laboratorio dal basso. È organizzato da Acquagrifoglio, che è una piccola start-up che sta compiendo i primi passi sempre nell'ambito dell'agroalimentare, e la spin-off dell'Università del Salento MRS. Grazie anche al CETMA, all'Università del Salento e a The Cube. Potete contattarci sulla pagina Facebook oppure anche oggi siamo in streaming su www.laboratoridalbasso.it, mentre la nostra mail è ldb-onisalento@hotmail.it. Grazie mille, passo la parola al professore De Bellis. Bene, ringrazio il CEI Francesca per questo evento, perché sono molto contento che siano qui presenti i due amici, naturalmente un ottimo ricercatore universitario e un ottimo rappresentante dell'imprenditoria salentina. Tutti voi, spero, conosceranno la pasta Cavalieri, che è uno, diciamo, dei prodotti tipici del territorio, diciamo, soprattutto in questi ultimi anni adottata tra virgolette da Slow Food, quindi che ha avuto un'ampia risonanza sia nazionale che internazionale. Quindi due presentazioni, una incentrata sulla frutta, no? Sul fatto che le nuove, diciamo, linee di vendita della frutta che vengono dall'America ma si stanno naturalmente espandendo anche in Italia. Quindi ringrazio gli amici e passo subito la parola al professor Colelli con il suo primo intervento, che è già microfonato. Io sono microfonato, salve a tutti, buongiorno. Mi sono fatto dare questo e comincio a chiedervi, devo stare fermo? No, la presentazione. Ah, vabbè, quella la vi, per favore, Gigi. No, io vi stavo già cominciando a chiedere scusa, nel senso che inizio in genere chiedendo scusa, primo perché mi muovo e quindi diciamo che da questo punto di vista diciamo è un peccato veniale, però non starò fermo, e secondo perché parlo velocemente. Per cui adesso sto cercando di controllarmi e insomma, scandire le parole, però sono uno che si tende a mangiarsi le parole, insomma, quindi cercherò in qualche modo di farmi capire. Poi ci sono una serie di altre scuse che chiederò in seguito, insomma, ma cercherò di non fare tutti insieme. Posso interrompere? Sì. Per esempio, tutta la punteggiatura modello Totò, no? C'è da chiedere scusa anche per quello. No, la questione era questa. Allora, per chi fa questo mestiere capita spesso di parlare in pubblico e in genere si utilizzano presentazioni già fatte, cioè nel senso che c'è la presentazione e la utilizzo lì e cambio qualcosa, cambio il titolo, la prima slide in genere per adattarla. In questo caso non l'ho fatta di sana pianta per questo appuntamento, però in realtà avevo un po' di perplessità su come impostare la cosa. Avevo parlato con Francesca su un po' con chi andavo a interagire, un po' qual era l'argomento generale. Lei mi ha dato molta libertà, dire la verità, per cui l'idea era partire da quello che è il nostro lavoro, cioè una delle parti del nostro lavoro, la ricerca e lo sviluppo, e cercare, come dire, di
trovare la maggior parte dei collegamenti al nostro lavoro in relazione a quello che poi è l'idea imprenditoriale, come un'idea che viene da un laboratorio poi può diventare, come dire, un'occasione di business. E quindi, diciamo, da questo punto di vista ho pensato di impostarla con due casi, diciamo, abbastanza famosi, cioè due idee da laboratorio che poi hanno dato luogo a sfruttamento industriale con, come dire, ottimo successo, fra l'altro uno dei due anche in Italia, insomma, quindi partendo da un discorso che mi interessa molto poco dal punto di vista applicativo, un altro invece in cui in qualche modo abbiamo dato il nostro piccolo apporto, per poi arrivare a come tutto questo si inquadra nel lavoro che facciamo tutti i giorni, in particolare io a Foggia, anche se, insomma, dall'accento capirete che non sono foggiano, insomma, io sono salentino del nord, diciamo, adesso tutti sono salentini, di Mesagne, insomma, passa per Salento anche Mesagne. E quindi, dicevo, ho impostato una relazione, diciamo, ad hoc, e spero di non aver, come dire, non essere uscito fuori traccia, come si diceva a scuola. Il titolo, io avevo sottoposto un paio di titoli, uno più normale, uno un po' più provocatorio, e qui poi la punteggiatura, nel senso che questa può essere sia un'espressione, come dire, affermo come mi piace la frutta, nel senso che è una potrebbe anche essere quanto mi piace la frutta, però. E in realtà è una delle cose, delle fortune che ho, il fatto di lavorare su un qualcosa che a me piace molto, quindi, diciamo, mi ritengo fortunato da questo punto di vista. L'altra invece è interrogativa, cioè come vorrei che fosse la frutta che vado a mangiare, se mi piace mangiarla e come la consumo. Naturalmente parlo di frutta, in realtà mi riferisco spesso anche a ortaggi, per cui, giusto per non stare a usare il termine ortofrutta o prodotto ortofrutticolo, diventava più lungo, eccetera, insomma, per cui la cosa diventa, come dire, un'occasione di parlare di ortofrutta e di quello che io faccio, o che noi facciamo da questo punto di vista. Avevo messo un po' di come dire, casistiche. Naturalmente immagino che se uno non è masochista la frutta gli piace così invece che così, e quindi, diciamo, da questo punto di vista su molte cose abbiamo come dire, un terreno comune. E poi l'altro aspetto è quello del come dire, contenuto in servizio, nel senso che se siamo di quelli comodi e che quindi non ci piace fare tutto il lavoro a monte del lavaggio, della pulizia, della pelatura, eccetera, eccetera, spesso magari la frutta la preferiamo così, quando la mamma ce la tagliava e ce la spezzettava, quello che faccio con i miei figli spesso, però ci sono sempre i puristi che dicono no, a me la frutta mi piace intera, quella tagliata, quella a valore aggiunto, diciamo, in realtà non è buona come l'altra, in molti versi potrebbe avere anche ragione. E faccio questo discorso perché per alcuni segmenti ortofrutticoli, per esempio le insalate, il business, se parliamo di fatturato delle insalate a valore aggiunto, chiamiamolo, ha di molto superato ormai da diversi anni il business delle insalate tradizionali, diciamo. Mentre prima questo era un discorso legato al prezzo, nel senso che l'insalata in busta costava molto di più di quella che costava l'insalata normale, adesso i prezzi sono crollati di molto e quindi, diciamo, si parla proprio di quantità, cioè la quantità di insalate che si vendono in busta, cioè a valore aggiunto, non è il caso della frutta, però è diventato un discorso molto, come dire, tangibile dal punto di vista economico, e quindi molte attenzioni, e quando si parla di attenzione si parla anche, come dire, di possibilità di avere risorse per la ricerca e sviluppo in questo settore, ed è uno dei settori di cui noi ci occupiamo da un po' di tempo, insomma, e cerchiamo di essere un riferimento internazionale su questo aspetto qui in particolare. Oggi però in realtà dovevo farvi un indice e non l'ho fatto, però non tutti quello di cui vi parlerò è, come dire, è legato al prodotto a valore aggiunto, per cui
Ho cercato di mantenere il discorso un po' più ampio senza focalizzarmi sul discorso del prodotto di quarta gamma classicamente noto. Ah, un'altra cosa di cui mi scuso, nel fare questi collage eccetera ho usato qualche slide in inglese e spero che questo non sia un problema. Mi dicevano insomma che grosso modo siete tutti abbastanza vaccinati su questo, insomma, quindi non credo che sia un grosso problema, però mi diventava comodo prendere delle cose già fatte e metterle dove. Siccome quando facciamo un discorso di ortofrutta, ormai la parola magica, non solo, immagino anche quando si parla di prodotti i trasformati di origine animale agli altri trasformati di origine vegetale, eccetera, e anche insomma naturalmente con la pasta, l'aspetto su cui si fa molta leva il discorso qualità, io qui ho cercato di riassumere dal punto di vista proprio della lezione cosa si intende per qualità quando ci si occupa di ortofrutta, per cui da un lato gli attributi sensoriali, che sono quelli che in qualche modo percepiamo col gusto, con l'olfatto, con il tatto, eccetera, eccetera, insomma non entro nel dettaglio, dall'altro quanto il prodotto ci fa bene potenzialmente. E quando si parla di fresco, questo è uno dei drive, no? del successo commerciale. Cioè le insalate adesso si vendono molto, prima perché sono pratiche, secondo perché sembra che facciano bene quando non fanno male, che è l'altro aspetto. Quindi diciamo gli altri aspetti sensoriali, poi quanto potenzialmente ci facciano bene, quanto potenzialmente ci fanno male. La questione su un prodotto deperibile come il prodotto fresco o su un prodotto ancora più deperibile come il prodotto fresco a valore aggiunto diventa quanto si perde dal campo al consumatore finale, perché le occasioni naturalmente di perdita di qualità da un lato, ma perdita diretta di prodotto dall'altro, per cui noi abbiamo dal lato il fatto che parte un quintale e ne arrivano 60 kg. Dall'altro il fatto che 60 kg partivano da un certo livello qualitativo e arrivano a un livello qualitativo più basso, per cui diciamo alla fine, se noi sommiamo le perdite dirette e indirette, alla fine diciamo è normale nei paesi anche industrializzati sul prodotto fresco avere perdite intorno al 40%, 35-40%. Quindi questo vuol dire ettari e ettari e ettari, ettari di terreno coltivati, fertilizzanti, semi, gasolio, eccetera, eccetera, sprecati per un prodotto che non raggiungerà mai, anzi che addirittura diventerà un... Quando poi si aggiunge il discorso del taglio, pelatura, eccetera, eccetera, a quel punto abbiamo un prodotto che è una mina vagante, nel senso che da un lato ha un tasso metabolico, fisiologico, eccetera, elevatissimo, per cui parliamo di vita commerciale di giorni. E dall'altro, siccome lì il produttore si prende l'impegno a fare le operazioni anche di lavaggio, pulizia, rimozione dei corpi strani, eccetera, per conto del cliente, abbiamo poi un prodotto che, pur non essendo sicuro al 100%, noi però lo vendiamo come un prodotto che si può consumare direttamente. E voi sapete che quando un prodotto è fresco, quindi quando non c'è un killing step, un punto in cui io gli faccio un trattamento termico, un trattamento ad alta pressione, insomma qualcosa che eradica, siamo sempre davanti a un prodotto che non è stabile e quindi non è sicuro. Anche il migliore dei lavaggi riduce insomma del 99% la carica microbica, 99,9%. Però se noi partiamo da un inoculo di 1 milione di cellule per grammo di prodotto, stiamo parlando di 200 grammi di insalata, stiamo partendo da 200 milioni di cellule, di batteri. Di questi 200 milioni, grazie a Dio, sono tutti naturalmente non dannosi, anzi ci vanno pure bene, però potrebbe capitare insomma la cosa. Quindi adesso non voglio spaventare, però abbiamo di fronte un prodotto con molte sfaccettature. Come ho detto, manterrò l'intervento più sul discorso post-raccolta, cioè cosa avviene alla frutta o agli ortaggi dalla raccolta in poi.
In questo poi c'è anche un minimo di trasformazione quando parliamo di prodotti minimamente trasformati. Giusto per darvi idea di quello che facciamo, non, naturalmente non tutto noi, quello che avviene generalmente al mondo su questo, quando si parla di ricerca e sviluppo. Generalmente molto si lavora sull'estensione della vita commerciale, quindi cercare di andare sempre più avanti, questo vuol dire sia nello spazio che nel tempo, cioè significa invece di una settimana conservare 10 giorni, invece di 6 mesi conservare 8 mesi, e questo naturalmente vuol dire eventualmente raggiungere anche mercati un po' più lontani. Se io una fragola la devo conservare 3 giorni, raggiungo un raggio di 500 km, se riesco a conservarla 6 giorni raggiungo un raggio di 1000 km, quindi si amplia il mercato. Molto si fa sui sistemi non distruttivi, cioè come fare ad avere informazioni, o meglio, a misurare quello che c'è dentro, quindi in termini di, non lo so, zuccheri, acidità, sostanze fenoliche, eccetera, eccetera, senza andare a fare l'analisi tradizionale, quindi senza prelevare il campione, senza distruggere il... Questo naturalmente permette, da un lato, di fare una classificazione molto più, come dire, fedele a quello che è il... del prodotto, dall'altro significa analizzare tutta la popolazione e non solo un campione, cioè non prendo 30 pesche da un rimorchio per fare l'analisi degli zuccheri, posso farlo su tutte le pesche perché passano sotto la macchina che mi dice quante di soli solubili, e quindi io posso, come dire, permettermi di vendere le pesche grosse separate da quelle piccole, ma posso vendere anche le pesche grosse e dolci da quelle grosse meno dolci, per cui se uno vuole la pesca grossa dolce deve pagare un po' di più perché gli garantisco. Molto si fa sui modelli predittivi, cioè adesso che ho il prodotto sotto mano riuscire a stabilire quanto tempo durerà o quanto tempo, fra quanto tempo quante sarà la vitamina o quanto sarà il valore del... dei soli solubili o dell'acidità o dei polifenoli, eccetera, eccetera. Quindi riuscire con una buona approssimazione a poter dire oggi quello che avverrà sul mio prodotto. Naturalmente molto sulla sicurezza alimentare, molto sulla sostenibilità, che è una parola molto di moda, per cui cominciare dai materiali, no? Per esempio il discorso della quarta gamma, discorso in cui ci sono molte plastiche, no? E quindi c'è molto lavoro fatto su quel discorso lì. Processi, risparmio energetico, gli impianti in termini di... E poi naturalmente molta ricerca di base, su qualcuno di questi mi fermerò per portarvi qualche esempio di quelli che... Io giusto per darvi un'idea, questo è l'ultimo numero di Post-Harvest Biology and Technology, che è la rivista, diciamo, su cui scriviamo di più in genere, e ora non andrò, ho messo i titoli dei lavori di quest'ultimo numero, diciamo non abbiamo tempo per andarci uno per uno, però in linea di massima riguarda molto quella classificazione che vi ho fatto un attimo prima, insomma. Come alcune cose che nascono in laboratorio possono diventare poi un business, e qui ripeto, faccio due esempi che sono, diciamo, esempi anche molto almeno nel settore, non parlo della ricerca e sviluppo, nel settore ortofrutticolo hanno rappresentato, come dire, un discorso importante. Harvest Watch, che è un sensore di fluorescenza della clorofilla. In particolare Harvest Watch rileva il picco di fluorescenza in una situazione di anaerobiosi o di inizio di anaerobiosi. E poi faccio vedere come è stato applicato e perché poi ha portato tanti soldi. SmartFresh invece è un principio attivo, è basato su un principio attivo che inibisce l'azione dell'etilene. Per chi di voi ha background, diciamo, biologico, l'etilene è un ormone vegetale, quindi, diciamo, per quello che interessa a me che mi occupo di ortofrutta, sta dietro a tutto ciò che riguarda maturazione, senescenza, abscissione, ingiallimento, eccetera, eccetera. Insomma, per cui se io blocco l'azione dell'etilene ho risolto molti dei problemi che devo affrontare, insomma, per far durare la pesca un giorno di più o la fragola un giorno di più. Cominciamo dal primo. Questa è una serie di alterazioni fisiologiche di mele durante la conservazione. Se io prendo una mela e la metto in frigorifero, voi sapete che la maggior parte delle varietà di mele si riescono a conservare per mesi, mesi e mesi.
In realtà non è proprio così, si riuscivano a conservare mesi e mesi perché uno dei problemi è questo qui, si chiama riscaldo, ed è legato all'ossidazione di un componente che si chiama alfa farnesene che si trova negli strati, nei primi strati della polpa, quindi sotto l'epidermide, normalmente in colore, se si ossida diventa bruno e quindi diciamo in trasparenza sulla buccia da questo tipo di... Ed è, diciamo, l'alterazione fisiologica, oltre a delle altre, però è quella, diciamo, principale che limita la lunga conservazione delle mele. Lunga conservazione perché noi siamo abituati più o meno ad avere periodi di conservazione che vanno dai 6 mesi ai 12 mesi. Per cui noi normalmente mangiamo le mele tutto l'anno senza ricorrere, come dire, all'importazione dall'altra parte del mondo. Le strategie fino ad ora adottate erano di tipo chimico, di fenilammina o etossichina, che funzionava una bellezza. Spesso la difenilammina viene data insieme alla cera, per cui il prodotto viene cerato e l'antiossidante viene dato insieme alla cera e praticamente rimane a contatto per molto tempo. L'etossichina in realtà è, dice la parola stessa, non è... non mi fiderei di mangiare qualcosa che abbia l'etossichina, però diciamo l'Unione Europea l'aveva già bandita da un po' di anni. Saranno circa una decina d'anni, anche se ammetteva dei residui che, come dire, compatibili con l'importazione di prodotto trattato in etossichina. La difenilammina è stata bandita 2 anni fa, dall'anno scorso praticamente non è utilizzabile e quindi il comparto si è trovato senza questa possibilità di trattamento. In realtà da un po' di anni c'era abbastanza sperimentazione, io mi ricordo questo discorso del... ULO si chiama Ultra Low Oxygen, sono applicazioni fisiche legate al controllo dell'atmosfera, quindi le applicazioni di atmosfera controllata, come vengono chiamate, che generalmente vanno su una frontiera molto delicata che è il basso livello di ossigeno. Normalmente nell'aria abbiamo il 21% di ossigeno, più scendiamo con l'ossigeno e, come dire, più affatichiamo il prodotto dal punto di vista della fisiologia e quindi rallentiamo il metabolismo. Ogni prodotto ha delle soglie minime, sulle mele si può andare abbastanza giù e si è visto che se no andavamo abbastanza giù, ma molto giù, tipo l'ultra low oxygen è una tecnologia degli anni 90, torna all'1%, poi lì c'era, come dire, un problema di affidabilità della misura in una cella da 1000, 1200, 1500 metri cubi, cominciava a diventare dove è 1%, perché da qualche parte è 1%, da qualche parte magari siamo 0,2%. Da qualche parte uno è qualcosa, quindi difficoltà di mantenere l'ultra low oxygen per tempi lunghi, si è passati a questo initial low oxygen stress, gli diamo una botta di basso ossigeno all'inizio, gli facciamo proprio una, poi dopo lo riportiamo in alto. Questa cosa qui ha spianato la strada a questa che si chiama DCA, Dynamic Controlled Atmosphere, cioè atmosfera controllata dinamica, che consiste nell'essere, come dire, molto sadici. Gli togliamo l'ossigeno, aspettiamo che soffra molto, quando proprio non ce la fa più gli ridiamo una botta d'ossigeno. Aspettiamo di nuovo che si rigeneri, poi gli togliamo di nuovo l'ossigeno, aspettiamo che soffra molto di nuovo, insomma di questo passo si riesce a portare avanti il prodotto per un sacco di tempo. Qui i 12 mesi si raccolgono abbastanza facilmente. Qui però c'è un problema grosso. Quando è che ci fermiamo? Quando è che cominciamo a capire che il prodotto sta soffrendo? Perché è quello che ha, come dire, appassionato i colleghi che sono qua di mele per molto tempo. Il problema era conoscere questo, chiamano anaerobic compensation point, cioè punto di compensazione anaerobica, cioè quando il prodotto comincia a soffrire. C'era una serie di, come dire, parametri che potevano essere candidati, non vado dentro questo, però in linea di massima succede questo: se io abbasso il livello di ossigeno e misuro l'attività respiratoria aerobica, si abbassa, così, più o meno così, insomma, per alcuni prodotti andrà così, per altri andrà un po' più così, per altri così, però diciamo in linea di massima l'andamento è questo: se io abbasso l'ossigeno si abbassa l'attività, cioè si abbassa l'attività respiratoria, se l'attività respiratoria si misura come CO2 prodotta, per via aerobica. In realtà a un certo punto, e questo
si chiama fermentation threshold, cioè il punto in cui il tessuto comincia ancora a respirare aerobicamente, però comincia a fermentare, comincia a produrre metaboliti secondari, acetaldeide, etanolo, eccetera, eccetera. E questo fermentation threshold può variare da prodotto a prodotto, però a un certo punto comincia a fermentare. Per cui io ho una parte di respirazione, quindi CO2 prodotta da fermentazione, una parte di CO2 prodotta da respirazione aerobica, e ho praticamente, se io vado a misurare la CO2 totale, arrivo a un certo punto in cui da prevalentemente aerobica diventa prevalentemente anaerobica. E questo punto qui viene chiamato anaerobic compensation point. È stato, come dire, questa cosa qui, frutto di centinaia di pubblicazioni, anche perché poi sulle mele e sulle pere c'è il business grosso dell'ortofrutta, quindi soldi non sono mancati. Poi sono prodotti, come dire, di tipo temperato, per cui diciamo si sono buttati gli europei, gli Stati Uniti, Canada, Australia, eccetera, quindi soldi ce ne sono parecchi. È stato ritenuto che rispetto per esempio ad altri indicatori, come potrebbe essere per esempio il quoziente respiratorio, che è il rapporto fra la CO2 prodotta e l'ossigeno consumato alla respirazione, no? Per cui a un certo punto dovrebbe essere uno se la matrice respirata è il zucchero, è il glucosio. Potrebbe variare in relazione alla matrice respirata, ma varia di poco, un po' più di uno, un po' meno di uno. Però quando comincia la fase anaerobica, spara, quindi la CO2 prodotta è molto maggiore dell'ossigeno consumato. Però spara un po' prima rispetto a questo minimo qui. In realtà, da molto lavoro fatto, è stato identificato questo come il low oxygen limit, il minimo livello di ossigeno che consente ancora al prodotto di non, come dire, stressarsi dal punto di vista metabolico. Quindi se io riesco a mantenere questo livello, riesco, come dire, a non dare un danno permanente al prodotto. Questo naturalmente ha dato luogo a una ricerca, come dire, finalizzata a trovare quando mediamente in una cella si arrivava a questo, in questa situazione. E Bob Prange, che è un collega di un istituto di ricerca canadese, è venuto fuori con questo sensore della clorofilla che hanno chiamato Harvest Watch. Praticamente si basa sul fatto che in situazioni di borderline, la clorofilla ha un aumento della fluorescenza. Questo aumento della fluorescenza è stato, come dire, beccato, insomma, è dimostrato tante volte, per cui fondamentalmente se io ho una caduta del livello di ossigeno, ho uno spike, lo chiamo, della fluorescenza. Questo è stato ingegnerizzato, per cui c'è un sistema di questo tipo fatto di una serie di diverse cose, cioè dall'elaboratore al software di applicazione, eccetera, eccetera, fino ad arrivare poi al sensore vero e proprio. Per cui metto questa scatolina nella cella e so ogni volta che c'è lo spike, che l'ossigeno è sceso troppo, devo aggiungere poco di ossigeno di questa cosa qua. E questo naturalmente è stato messo a punto da questo Atlantic Inch. E Isolcell, che è un'azienda italiana, fra virgolette, nel senso che in realtà sono altoatesini, quindi diciamo, quando sul sito web non c'è scritto Lives, provincia di Bolzano, scritto Alto Adige, c'è scritto come invece della provincia, e praticamente loro vendono impianti commerciali e giusto questa. Questo è un dato che hanno presentato quest'anno e noi quattro settimane fa ormai, abbiamo fatto questo grosso evento in Puglia, la International Controlled and Modified Atmosphere Research Conference, e siamo riusciti, come dire, ad avere una partecipazione molto qualificata. E questi sono dati presentati, praticamente nel mondo ci stanno 900 impianti che lavorano con questo tipo di sensore, e negli ultimi 3 o 4 anni praticamente hanno monopolizzato la tipologia di impianti. Da prima, come vedete, il grosso dell'utilizzo era in Italia,
però naturalmente questo discorso qui, l'Italia in realtà è uno dei produttori di mele principali, quindi questo come un esempio di idea di laboratorio, quindi sensore clorofilla che poi riesce a fare soldi. Un altro che mi appartiene leggermente, nel senso che abbiamo lavorato anche noi nel gruppo di laboratori internazionali che si occupavano di questo, è un inibitore dell'azione dell'etilene. Il nome commerciale è Smart Fresh, che è quel logo lì che ho detto prima. Voi sapete che prima ho accennato all'etilene, l'etilene ha una serie di effetti, come dire, desiderabili, tra cui il fatto che fa maturare la frutta, si usa per esempio per far diventare arancioni le clementine, no? Quando noi andiamo a comprare le clementine sono arancioni, in realtà non diventano così sull'albero, quasi mai diventano così sull'albero, in realtà hanno bisogno di un trattamento di deverdizzazione che si fa con un ormone, o le banane al supermercato, insomma, vengono tutte trattate con etilene, o per esempio quando si fanno la raccolta meccanica per scuotimento delle olive, delle mandorle, eccetera, spesso si fa un trattamento ormonale per facilitare lo strato di abscissione. E tutto questo, come dire, è in qualche modo aiutato, mediato, diciamo, dall'azione ormonale dell'etilene. In realtà per noi che ci occupiamo di conservazione dell'ortofrutta, l'etilene è una gran rottura di scatole, fa diventare morbide le pesche, le pere, spesso troppo presto rispetto a quelle che sono i nostri programmi, fa ingiallire i tessuti verdi, spesso fa fiorire i fiori, che è una cosa che noi non vogliamo perché vogliamo tenerli un po' più a lunghi, fa staccare gli acini dall'uva, fa staccare le ciliegie dal pedicello, insomma tutte le rotture di scatole che sono, si rivelano poi in danni consistenti. Insomma. Promuove il metabolismo fenolico. Se voi tagliate una lattuga, che normalmente non ha moltissimi fenoli, l'etilene, cioè lo stress da danno meccanico fa sì che venga come dire, attivata la fenilammonieliasi che fa produrre un po' di fenoli in più. Questi fenoli in più sono l'oggetto delle ossidasi, della polifenossidasi che praticamente fanno diventare queste sostanze brune e noi abbiamo l'imbrunimento della lattuga che è la cosa con cui si scontrano molto i produttori di insalata. E quindi diciamo c'è tutta una serie di cose che noi non ci fanno piacere che sono legate all'etilene. Per cui se qui ho un po' di esempi diciamo legati al fra virgolette danno, in realtà fa il suo mestiere, che fa l'etilene, insomma, per cui che si è fatto normalmente per controllare questo discorso qui? Naturalmente si è cercato di inibire la sintesi, sia chimicamente, sia intervenuti anche dal punto di vista, come dire, biologico-molecolare. C'erano fra i primi prodotti transgenici nella storia c'erano i pomodori che avevano, come dire, uno step della biosintesi di etilene inibito con l'RNA antisenso, per cui diciamo è uno dei primi prodotti transgenici commerciali. Non ha avuto mai molto successo, però diciamo una delle strategie era quella. Un'altra è l'inibizione dell'attività, molti prodotti chimici servono per inibire l'attività, fra l'altro molti fiori vengono messi in soluzione di tiosolfuro d'argento, di sali d'argento, l'argento inibisce l'attività dell'etilene e i fiori durano un po' di più. Un'altra cosa naturalmente è far sì, soprattutto quando si tratta di frutti climaterici tipo i kiwi, le mele eccetera, se noi togliamo quelli che sono già in fase avanzata di maturazione, riusciamo a fare in modo che il livello di etilene nell'aria è basso. L'etilene funziona anche a 20 parti per miliardo, quindi 20 ppb di etilene fanno partire il climaterio in una cella di kiwi, diciamo. Quindi diciamo, è molto importante toglierlo di mezzo. E poi c'è tutto il discorso legato alla depurazione chimica, il permanganato di potassio è stato e ancora viene usato molto, o fisica con diversi sistemi. Uno in particolare prevede trattamento a 200 gradi dell'aria in uscita dalla cella, distrugge la molecola di etilene, poi bisogna però riraffreddarla prima di mandarla in cella. C'è una frontiera che stiamo vedendo, fra l'altro in un progetto PRON che io coordino, qui c'è un'unità qui a Lecce, che è il gruppo del professor Licciulli, a fisica dei materiali, credo che sia nel dipartimento, e con lui stiamo vedendo un discorso legato al
un'ossidazione fotocatalitica dell'etilene attraverso biossido di titanio in presenza di raggi ultravioletti. E quindi questa è una cosa, diciamo, già pubblicata, eccetera, però stiamo vedendo una serie di, come dire, applicazioni possibilmente che portano a qualcosa. Una sarebbe un rivestimento murale da poter mettere, insomma, rivestire le celle in cui vanno, oppure un altro è depositare un layer di biossido di titanio drogato con metallo in genere su un film, e quindi fare in modo che lo stesso materiale da imballaggio possa essere, e un altro invece un discorso poi di un reattore da cui far passare l'aria. E questo, c'è un'altra azienda che si chiama STC, che sta a Mesagne, che è coinvolta in questa cosa qui. In realtà la cosa di cui, l'esperienza di cui volevo raccontare è questa dell'inibizione dell'attività, che è legata alla presenza di questa molecola, che è l'1-metilciclopropene, che è una molecola molto semplice, è stata poi, come dire, brevettata e sfruttata commercialmente da un lato sugli ornamentali come Etiblock, che diciamo l'iter è stato un po' più facile, e come Smartfresh sui prodotti commestibili. Qui diciamo che la cosa funziona così. Questo è un disegno che ho fatto io, quindi diciamo tutto sommato i disegni sono molto... Questo è un recettore dell'etilene su una membrana, e naturalmente quello che accade è che l'etilene va a legarsi al recettore, e l'etilene, il complesso etilene recettore vanno poi a svolgere azioni fisiologiche, quindi poi quello che accade è che la molecola di etilene, una volta collegata al recettore, fa sì che vengano inviati poi segnali chimici per la maturazione delle pesche, per il cambiamento di colore, la distruzione della clorofilla, eccetera, eccetera. Anche le molecole di 1-MCP, di 1-metilciclopropene, sono molto affini al recettore dell'etilene, quindi diciamo fondamentalmente si legano, ma non sono proprio esattamente quello che serve, per cui non attivano niente. La cosa bella è che questa molecola si mette lì e non si muove più, per cui quel recettore è bloccato. Poi eventualmente può succedere che la cellula sviluppi altri recettori. Questo è, come dire, l'inconveniente di questo approccio, anche se molti tessuti ci mettono settimane o mesi per produrre altri recettori, quindi diciamo, siccome noi siamo nell'ambito di qualche settimana, tutto sommato a noi ci va bene. E un po' di cronistoria, praticamente questa cosa qui l'hanno messa a punto quasi per sbaglio, stavamo vedendo un po' di cose, soprattutto sul discorso del identificare il pathway, da un lato di biosintesi, ma anche poi di meccanismo di azione dell'etilene. E negli anni 90 avevano una famiglia di questi ciclopropeni che funzionavano, in particolare l'1-MCP funzionava a concentrazioni molto basse, il trattamento fondamentalmente è di 0,5 parti per milione, per 24 ore e abbiamo chiuso. Quindi è molto pratico, diciamo, dal punto di vista. E dal 2000, io ho cominciato a lavorare su questo nel 2001, abbiamo cominciato, ormai i diritti erano stati acquisiti da una multinazionale, che naturalmente aveva la forza di poter sviluppare una sperimentazione su prodotti eduli, e questo naturalmente è stato fatto in maniera molto massiccia. Se hanno coinvolto anche noi, significa che hanno fatto proprio porci e cani, diciamo, da questo punto di vista. Però nel 2006 è stato inserito nelle tabelle dell'Unione Europea, l'Italia ha cominciato a registrarlo per l'uso su mele, kiwi, pomodoro e qualche altra cosa dal 2007, e diciamo, da questo punto di vista ha offerto, anzi c'è stato un periodo di 3-4 anni in cui gli altri lo usavano, gli italiani no, in cui avevamo svantaggi competitivi notevoli, perché questo permetteva, per esempio sul kiwi, il mercato del kiwi è esattamente diviso a metà fra quelli di sotto e noi, quindi noi vendiamo da, come dire, ottobre fino a aprile, e poi verso aprile cominciano a vendere quelli di sotto a noi, no? Quindi tra noi mentre sopra stiamo soltanto noi, adesso stanno i cinesi, però diciamo prima stavamo soltanto noi, in California se li vendevano loro e loro, Canada più o meno così, però poi il resto del mondo vendevamo. Adesso invece i neozelandesi
cominciano ad arrivare a, come dire, ottobre, novembre, dicembre, mercato di Natale, spesso ci abbiamo ancora il chili neozelandese da quando c'è questa cosa qui. E per 2 o 3 anni loro potevano farlo e noi no. Poi finalmente è stato registrato anche in Italia, per cui noi riusciamo, come dire, anche ad arrivare a 8-9 mesi. Giusto, diciamo, l'industrializzazione è avvenuta poi su come darlo, per cui la molecola, che è molto volatile, è stata racchiusa in un guscio di ciclodestrina, per cui una volta che veniva messo, come dire, microincapsulata nella ciclodestrina, poi basta aggiungere un po' di acqua, te li conosco, forse, venendo persone che ogni tanto conosco. Basta aggiungere un po' di acqua, la ciclodestrina si scioglie, evapora e quindi poi l'effetto fisiologico. Giusto per farvi vedere un po' di risultati, questi sono 11 giorni dopo il trattamento, senza una metilciclopene, con una metilciclopene praticamente si blocca la maturazione e la senescenza per altre specie, insomma, per tempi molto lunghi. Questo è come diminuisce la durezza di un kiwi nel tempo. Questo normalmente, se io ci metto l'1MCP, vedete il tempo in cui rimane più consistente aumenta. Se invece aggiungo l'etilene per favorire il processo di ammollimento, le cose precipitano. Se aggiungo etilene esogeno e inibitore dell'azione di etilene, ho questo effetto che è addirittura superiore a quando non c'è etilene. Se questo è il mio limite di commerciabilità dei kiwi, io vendo i kiwi più o meno a 12-13 newton di durezza, ho praticamente un risultato di questo tipo, che se ho 100 la vita relativa di un prodotto normale, il prodotto trattato con Smart Fresh mi dura 170, e quindi questo vuol dire che ho il 50% almeno di vita commerciale in più. Se invece lo tratto con etilene, insomma, se ho un'aggiunta dall'esterno di etilene esogeno, naturalmente la vita si riduce molto, ma se io non depuro l'etilene ho comunque un aumento di vita commerciale. Naturalmente questo, se vado a vedere per esempio su un prodotto a foglia, in questo caso è la nostra tipica cima di rapa, vedo che queste sono 2 settimane di conservazione ed il prodotto con un MCP è ancora come nuovo. In aria o addirittura con etilene praticamente il prodotto è giallo, perché è ingiallito, perché comincia a fiorire, eccetera eccetera, mentre anche se ci metto l'etilene, quando c'era un MCP, il prodotto è ancora molto buono, in condizioni, si utilizza naturalmente in maniera molto pratica e su una serie di prodotti fa cose diverse, per cui alcuni prodotti sono molto utilizzati. Per esempio c'è questo impiego su, non so se siete avete familiarità con Cacchi Persimmon o il cacomela, viene detto in Italia, è praticamente questa varietà in cui si toglie la stringenza attraverso un trattamento con alta CO2. Quindi io tratto il prodotto per 48 ore col 60, 70, 80% di anidride carbonica e rimuovo tutti i tannini, o meglio, li faccio condensare. E questo naturalmente fa sì che posso mangiare quella varietà di cachi anche senza aspettare che diventa morbido. Il problema però è che questi cachi non si possono conservare, perché hanno, soprattutto questa varietà che si utilizza, che è il rojo brillante, è una varietà spagnola, diciamo, ha problemi di danni da freddo. Si può conservare a una temperatura non meno di 10-12 gradi, e 10-12 gradi mi dura sì e no 20 giorni. E quindi questo vuol dire che ho una stagione molto corta. Si è scoperto che lo Smart Fresh su questo prodotto limita l'insorgenza dei danni da freddo, per cui io posso abbassare la temperatura senza avere problemi di rammollimento, in particolare su quel prodotto, per cui io riesco ad avere 2 mesi, 2 mesi e mezzo di vita commerciale attraverso l'inibizione dell'azione dell'etilene. È registrato in 41 paesi, ho dei dati anche di penetrazione che mi hanno chiesto di non diffondere perché erano sensibili, però davvero è... Insomma, lo dico a voce, in Italia credo che il 60% delle mele che si commercializzano vengano trattate con un metilciclopene e credo il 40% delle pere, quindi diciamo da questo punto di vista è un discorso molto importante. L'ultima parte, quanto tempo ho ancora, Francesco? Ha finito già? No, sta scherzando. No, in realtà, come dire, partendo da queste due cose molto, come dire, che sono degli esempi indiscussi di successo
di qualcosa che si trova in laboratorio, a volte anche per caso, ripeto, e che poi diventa... Far vedere i riflessi. È un successo commerciale. Volevo dirvi un po' che facciamo noi, però non perdo molto tempo. Fra l'altro parto con questa cosa qui. Noi scriviamo le cose che facciamo su questo sito, sito o profilo, insomma, Facebook, per cui Postharvest UNIFG più o meno scriviamo quando iniziamo l'esperimento, quando pubblichiamo qualcosa, dove andiamo a presentare qualcosa, eccetera, eccetera. Per cui vi invito a diventare amici. Una delle cose che ci occupa di più in quest'ultimo anno e mezzo, in realtà non è solo questa, grazie a Dio, è questo progetto che il 31 giugno è arrivato a metà vita, si chiama Comprehensive Approach to Enhance Quality and Safety of Ready-to-Eat Fresh Products, e lo chiamiamo QUOFETI, da qualità e safety. È un progetto europeo finanziato l'anno scorso, era un bando in cui venivano finanziati solo 3 progetti, ne abbiamo presentati tipo 23-24 e noi siamo riusciti ad arrivare secondi. La cosa che ci inorgoglisce è che veniva coordinato da noi ed era uno dei pochi progetti a coordinamento italiano del 2012, 2 a Foggia fra l'altro, quindi quando niente, poi quell'anno 2 progetti sono stati approvati e tutti e 2 coordinati, uno da me e un altro da un altro collega a Foggia, in un altro bando, quell'altro però diciamo faceva schizzare i nostri parametri sul discorso di finanziamento europeo. Questo è, come dicevo, coordinato da noi a Foggia, altri 3 partner italiani, uno è il distretto agroalimentare, distretto tecnologico agroalimentare, un altro è Agronomia, che è un'azienda che fa insalate in busta, ha fra l'altro uno stabilimento qui a Guagnano, il marchio commerciale Yentu, e un'altra invece è l'Università di Milano, un gruppo che si occupa di biologia molecolare. Sono 3 partner inglesi, 2 università, London Metropolitan, che si occupa in questo progetto di microbiologia predittiva, Cardiff University invece si occupa di volatili, e Marx, che è un'azienda che fa gas chromatography, con Cardiff si occupano di un sistema anche molto carino di campionamento e quindi assorbimento e desorbimento di componenti volatili anche a distanza, che è una cosa che ci aiuta molto in questo progetto. Questo devo premere. 2 partner portoghesi, Università Cattolica a Porto e un'azienda che fa frutta in busta, 80 grammi. 2 israeliane, uno è il famoso Volcani Center, Aro Volcani Center, che si trova a Bat Dagan, e un'altra azienda che fa anche essa frutta in busta, fanno anche altre cose per la ristorazione veloce. Poi c'è l'Agriculture University of Athens, che è un gruppo, il gruppo di Atene si occupa di prevalenza di batteri patogeni, quindi di approccio biologico molecolare nella cosa. Poi c'è un gruppo di orticoltura polacco e poi c'è Fresh Plaza, che credo molti di voi conosceranno. Fresh Plaza è una newsletter, un publisher olandese che ha avuto questa idea di mettere insieme le notizie sul mercato dell'ortofrutta e passarlo per email a chi lo volesse, per cui dopo qualche anno questi si ritrovano ad avere un indirizzario tipo di 70.000 recipients di questa newsletter in 4 lingue, italiano, olandese naturalmente, inglese e spagnolo, tutti interessati, cioè nel senso che non fanno come spam, quindi se tu lo richiedi lo mando, se non lo richiede, e poi hanno 4 portali nelle diverse lingue con qualcosa tipo 600.000 contatti a settimana, e quindi la via maestra per divulgare i risultati nell'ambito dell'ortofrutta era questa qui. L'obiettivo del progetto generale è quello di naturalmente migliorare la qualità e la sicurezza attraverso modelli predittivi, strumenti di supporto alle decisioni, kit, metodi rapidi per la determinazione di cose diverse e naturalmente poi una serie di tecnologie innovative. Tutto questo focalizzato su 2 specie modello, una la rucola e l'altro il melone. La struttura del progetto fondamentalmente prevede 4
work package di base in cui si sviluppano, come dire, i task innovativi, fra l'altro le idee, le invenzioni, tra virgolette. Di queste, chiamiamole invenzioni, che vengono fuori, abbiamo un doppio momento di controllo. Il primo è di scale up, quindi quante di queste cose che funzionano in laboratorio funzionano anche in una fase industriale, e poi di tipo tecnico-economico, quante di queste che eventualmente sarebbero industrializzabili hanno un rapporto costo-beneficio. Qui in realtà l'approccio utilizzato è per quante di queste il consumatore sarebbe disposto a spendere di più. Quindi abbiamo, diciamo, sia un rapporto beneficio in termini di bilancio aziendale che in termini di prospettive di accettabilità. Tutto quello che naturalmente funziona e vale la pena dal punto di vista economico va a far parte poi di questo nuovo sistema di gestione della qualità e della sicurezza aziendale, che poi viene naturalmente disseminato. Questi sono i task per colore che vanno nei quattro work package di base. Qui ce ne stanno diversi che sono svolti a Foggia, perché in realtà Foggia poi non è solo il mio gruppo, ci sono tre almeno gruppi, uno di food safety, uno di packaging e un altro di orticoltura preraccolta che lavora in questo progetto. Noi, il mio gruppo in particolare si occupa di questo, di previsione della qualità organolettica e nutrizionale basata sulle cinetiche di degradazione dei parametri esterni, perché come vi dicevo prima, noi abbiamo diversi sistemi non distruttivi, soprattutto quelli basati sulla spettrofotometria nel vicino infrarosso, ormai funzionano, sono abbastanza implementabili, costicchiano ancora, però con una camera che produce immagini nel vicino infrarosso è facile, tra virgolette, abbastanza facile dire che c'è dentro. No, per cui tutte le pesche passano da sotto questa camera e possiamo fare una classificazione per qualsiasi cosa, dalla vitamina C e in poi. Però naturalmente bisogna fare investimenti anche abbastanza grossi. L'idea è, possiamo trovare una relazione fra quello che succede fuori, che normalmente è facile da misurare, e quello che succede dentro? In realtà l'input mi venne una volta, stavamo facendo un incontro di questi qua con le aziende. Noi fra l'altro facciamo, ogni anno organizziamo un corso che chiamiamo European Short Course on Quality and Safety of Fresh Cut Products. In realtà è europeo, nel senso che ogni anno facciamo un posto diverso, abbiamo fatto pure a Mesagne due edizioni fa, però abbiamo fatto a Cordova, l'abbiamo fatto ad Almeria, abbiamo fatto a Berlino, quest'anno lo facciamo ad Antalya, l'anno prossimo lo faremo in Portogallo, insomma, quindi diciamo che tutto sommato e consiste, come dire, in tre giorni compatti. Mi onoro di avere i 15-20 migliori al mondo che insegnano su questo, per cui diciamo attingiamo a mani larghe da diverse università americane, spagnole, greche, insomma dipende, tedesche, inglesi, insomma abbiamo, come dire, un buon pacchetto di docenti. Il corso è sostenibile nel senso che chi partecipa paga, cerchiamo di tenere i prezzi bassi, però ogni anno riusciamo, come dire, a mettere insieme un centinaio di persone, di cui una 50, mediamente 50-60 sono processatori, processors, chi fa la quarta gamma, una trentina sono chi vende materie o impianti ai prodotti di quarta gamma, una ventina sono, insomma, come mortali come noi, diciamo, qualche collega, qualche studente, eccetera, eccetera. In uno di questi incontri ci fu un QA, un quality assurance di Verdi Fresh, che è un'azienda spagnola, la prima azienda spagnola, che diceva sì, ma queste sono tutte cose belle, tutti ci teniamo alla nutrizione, alla caratteristica della rete, però noi in azienda come facciamo a misurare? Noi possiamo misurare il colore, facciamo la valutazione della materia prima in ingresso, per quanto riguarda i difetti, diamo, diciamo, una valutazione attraverso quelle famose scale soggettive a vista, no? Per quanto riguarda l'aspetto esteriore, però non riusciamo a dare un'informazione in più. Allora l'idea è, possiamo, come dire, pensare a uno strumento che, visto l'esterno o visto come varia qualcosa all'esterno, ci possa dire come sta andando qualcosa all'interno, per cui ci siamo focalizzati su questo. L'idea era, come dire, che se l'aspetto esteriore di una mela tagliata va in questo senso, questa è l'angolo di tinta, per esempio, di misura del colore, va in questo modo, la consistenza va in questo modo, io posso, come dire, avere una variazione relativa fra come varia, per esempio, una cosa misurabile facilmente, poco costosa come il colore, e come varia, per esempio, la consistenza, che, come dire, è un po' più difficile da misurare, o per esempio i fenoli totali, che sono un parametro nutrizionale importante che ha bisogno di un laboratorio e che non posso fare. Quindi l'idea è trovare
ancorandola a una cinetica di un rapporto, come dire, qualità-prezzo basso in termini di analisi, qualcosa che sia più pregiato dal punto di vista del mio messaggio sul mercato. Abbiamo cominciato la sperimentazione sul mele, non sto a entrare nel dettaglio. Abbiamo scelto i parametri che variavano nel tempo con una certa significatività, quindi c'era un rapporto che veniva ritrovato sempre di variazione nel tempo, e l'idea era quella di fare questo. Se io, quando il prodotto passa da appena tagliato a quello che noi identifichiamo come limite di commerciabilità dal punto di vista esteriore, ho una variazione relativa di non lo so, il 25, il 35% in più della consistenza, una variazione del colore negativa, l'aumento dell'acidità o cose di questo tipo. E quando passa da un limite di commerciabilità al limite di edulità, le variazioni sono di questo tipo. Ora, l'idea era dare significatività statistica a una cosa di questo tipo. Abbiamo cominciato con quelle mele, poi siamo andati sul melone attraverso questo progetto e i dati cominciavano a essere un po' più significativi, e poi l'approccio, come dire, sistematico su numeri più grandi, per cui primo step ottenere pattern di degradazione dei parametri qualitativi, calcolare le reazioni matematiche nel descrivere questi andamenti, il terzo step naturalmente la validazione e avere un modello predittivo. Cioè l'idea è, se io ho un dato che posso misurarmi facilmente, posso scrivere in etichetta quanto questo prodotto contribuisce per esempio al daily, come si chiama, il fabbisogno giornaliero di un certo parametro, e se questo contribuisce per un tot oggi che sto comprando, che ho tagliato il melone, tra 5 giorni o alla scadenza posso dire che contribuirà invece che per il 40%, per il 30%, per il 25%, in maniera tale da dare un dato al consumatore aggiuntivo su cui basarsi nella sua scelta? E quanto di queste variazioni dipendono solo dal tempo, e quanto influisce la temperatura, e quanto influisce la composizione atmosferica all'interno del packaging? Per cui diciamo che la cosa, io non vi sto a raccontare, ci sono una serie di grafici fatti, più o meno era quello che abbiamo fatto con le mele. Questa è la famosa scala che si utilizza generalmente nell'industria, in cui si identifica un livello minimo di commerciabilità, un livello minimo di edulità. La strategia applicata è questa di questo modello di Weibull, che descrive molto bene l'andamento nel tempo di una serie di parametri. In questo caso per esempio l'aspetto esteriore, però volevo arrivare a una slide importante. Per esempio su un pezzo di melone, se questo è l'andamento fatto 100 l'iniziale, per esempio di una valutazione della traslucenza, che è uno dei difetti normalmente di questo tessuto durante la conservazione, e questo è l'andamento relativo dell'aspetto esteriore. Questo è il modello predittivo sia della vitamina C che dell'aroma che della consistenza, che sono tre parametri sensoriali che da un lato descrivono il valore nutrizionale, dall'altro l'aspetto organolettico, e dall'altro l'aspetto organolettico, sia la parte di consistenza che la parte di aroma. Quindi diciamo, da questo punto di vista, io ho in questo caso visto una temperatura costante, la possibilità di dire che se la variazione di un parametro facile da misurare è del 20%, io riesco, infatti qui c'era, quanto mi dà per esempio l'assunzione raccomandata giornaliera di vitamina C un melone al limite di commerciabilità, e quanto me lo dà al limite di edibilità. Per cui io ce l'ho del 44% all'inizio e del 28% soltanto, e quindi posso consigliare il quantitativo diverso che devo assumere in relazione a quello che è il mio. Poi naturalmente la sperimentazione che stiamo facendo adesso è vedere su questo quanto conta il fatto, per esempio, che quella busta abbia avuto un abuso termico. Cioè, se io sono stato sempre a 5 gradi, vabbè, ma se io ho avuto un abuso termico nel tempo,
per esempio, invece che sempre a 5 gradi sono stato con due intervalli, per esempio a 12 gradi. Che mi succede in termini di previsione di quello che avviene? A cominciare dall'andamento dei gas nell'imballaggio, cioè se io ho una temperatura ho una certa concentrazione di gas, se la temperatura aumenta il mio prodotto respira di più, quindi andrà a cambiare la concentrazione gassosa, quindi non ho solo un effetto della temperatura, ma della temperatura e del livello di ossigeno e del livello di CO2. Per cui, diciamo, stiamo ragionando su questi discorsi qui con come dire, livelli di confidenza molto buoni, per cui l'idea è quella, una volta visto l'effetto di diverse condizioni ambientali, riuscire a capire quanto per ognuna di quelle cinetiche varia, influisce solo la temperatura, quanto influisce la temperatura ossigeno e quanto influisce la temperatura ossigeno e anidride carbonica, che sono i tre parametri ambientali che influiscono di più. E questo valido per qualsiasi tipo di materia prima, cioè nel senso che qui non conta più la materia prima da quel campo anziché da quell'altro, noi lo facciamo su qualsiasi materia prima indipendentemente da. Allora, una volta avuto il modello complesso, perché noi adesso abbiamo uno per, una, per un parametro soltanto, saremo, come dire, se noi riusciamo a dire qual è la storia del prodotto, avere, come dire, un livello di confidenza elevato nel consigliare o nel permettere a chi processa di dare informazioni aggiuntive su quello che è il qualità in termini di valore relativo, eccetera, eccetera. Concludo, perdonate se ho accelerato un po' la parte finale, il problema fondamentale che ci poniamo da un po' di tempo è questo: se noi abbiamo un prodotto che è bello da vedere, è buono così come appare? E questo è, come dire, uno degli sforzi a cui stiamo cercando di sottoporci per cercare di dare una risposta. In realtà c'è una lunga strada da fare su questo, ma noi vogliamo, come dire, arrivare fino alla fine. E questo progetto ce lo permetterà, insomma, prevedo che nel giro di almeno un altro anno dovremmo avere il quadro, almeno per il melone e per la rucola dovremmo avere il quadro definitivo. Poi si tratta di vedere come sfruttarlo, come dire, come vendere la cosa naturalmente alle imprese che partecipano al progetto prima e poi agli altri. Io vi ringrazio per l'attenzione e naturalmente domande facciamo dopo, no? Questa cosa qui. Facciamo già adesso? Meglio farle dopo. Grazie. Non so se mi sono mangiate molte parole. No, non te ne sei mangiate tante, forse ne hai dette tantissime. E io voglio iniziare con due domande. Ah, cosa ne fate di tutte le mele e i meloni, no? Che tagliate, testate a occhiometro, poi assaggiate, cioè diventerete grassi. Questa è una provocazione. È una provocazione. Oppure fate un solo esperimento al giorno, una sola mela, no? No, aspetta che io torno qui, vi faccio vedere una cosa. E poi l'altra, l'altra domanda intanto. La domanda seria invece riguarda lo Smart Fresh, no? Perché in Italia tecnicamente è appunto approvato solo su mele, pomodori, mi ricordo su usine, non mi ricordo che altre o quattro cose. Però immagino che ora lo usino anche sulle pere, su altre cose senza raccontare. Su pere credo che sia approvato. Non mi ricordo, cioè insomma però sì. Pochi prodotti in realtà. Però funziona anche sulle verdure, quindi voglio dire c'è una tendenza anche a usarlo, visto che poi il residuo è praticamente inesistente e soprattutto dato il grado di purezza che hanno raggiunto non c'è problemi di idrocarburi strani presenti nello Smart Fresh. Ma questo, a parte non è pericoloso, diventerà tecnicamente un aumento di costo, cioè per chilo di mela il trattamento con lo Smart Fresh quanto viene a costare? Allora adesso praticamente costa 6 euro a metro cubo. Metro cubo di cella. Metro cubo di cella, per cui. Ma metro cubo di cella sono anche mezze vuote. No. Tieni che l'indice di ingombro tutto compreso all'ordo degli spazi vuoti, corridoio di servizio, freccia del ventilatore eccetera, sono sulle mele confezionate, sulle mele in cassone sono intorno a 300-350 kg a metro cubo, quindi 3 quintali e mezzo a metro cubo. Sulle mele confezionate però in genere questo si fa su cassone, quindi fatti un po' di conti, insomma, credo che sia sopportabile come costo. Naturalmente, però siccome sono gli unici a vendere il principio, viene fatto più volte, se uno la conserva 12 mesi. Sulle mele viene fatto una volta.
Una volta solo. L'abbiamo fatto una volta. Sui kiwi sarebbe bene farlo due volte se uno vuole avere l'effetto pieno, perché sui kiwi diciamo che i recettori cominciano a formarsi dopo diciamo tre mesi, dai 2 ai 3 mesi, per cui l'effetto comincia a essere, come dire, non più esistente dopo i 2 o 3 mesi. Però credo che non lo faccia, non lo ripeta nessuno come cosa. Per cui diciamo qui c'è in realtà, oltre all'estensione della vita commerciale, c'è il fatto che se io posso, invece di 6 mesi, posso vendere per 8 mesi, in realtà dopo 4 mesi ho un livello qualitativo superiore rispetto al prodotto non trattato. Per cui a me spesso mi basta anche l'effetto durante la vita commerciale normale. Un'altra cosa che non ho aggiunto. C'è una combinazione bellissima e utilissima fra atmosfera controllata dinamica e Smart Fresh. Per cui insieme sembra che facciano miracoli. Io non mi occupo direttamente di mele, per cui diciamo anche perché non abbiamo tantissime qui. Però in questo congresso che c'è stato, che abbiamo fatto a Trani un paio di mesi fa, un mese fa, molti dei lavori erano proprio su questa combinazione qui, che come dire, da un lato può allentare la tensione sul discorso, sai, di quella soglia, e quindi andarci leggermente come dire, più facili, e dall'altra è il fatto che attraverso, come dire, un pretrattamento che in linea di massima è compatibile con i costi e non è complicato da fare. Qui c'è un'altra cosa però. Sì, però lei, la sua risposta dovrebbe durare 30 secondi. Allora, concludo. Io ho una cosa. Noi facciamo un meeting ogni settimana. E in quanto cui dura? 24 ore? No, consumiamo buona parte dei prodotti che facciamo. No, però visto che lo Smart Fresh funziona, gli agricoltori smetteranno di raccogliere troppo presto, perché una cosa, ad esempio le pere buone si stanno estinguendo, perché questa tendenza per la necessità della conservazione porta pomodori, a raccogliere pomodori, molto esempio, precocemente, anche i pomodori in molti casi, perché il problema lo conserviamo molto bene, però alla fine della conservazione non è un gran problema. Certo, no, se noi questa cosa qui ci consente come dire, di raccogliere qualche giorno più avanti quando una serie di caratteristiche qualitative sono state raggiunte sulla pianta e assicurare una shelf life comunque compatibile con la vita commerciale. L'altra frontiera è quella di poter alzare un po' le temperature, cioè a parità di conservazione io posso, come dire, invece di conservare a 0 posso conservare a 4, non c'è una grande differenza, però in termini energetici una differenza abbastanza grande. Oppure su specie che hanno problemi di danno da freddo durante la conservazione posso permettermi di conservare ben lontani dal minimo soglia, quindi il pomodoro per esempio è un caso di quelli, io posso conservare a 15 anziché a 12, perché a 15 sono ancora più lontano dai problemi di danno da freddo rispetto. Quindi diciamo le sfaccettature sono diverse. Bene, qualche domanda dalla platea? Riguardo la possibilità di standardizzare la questione delle caratteristiche esterne del prodotto, da collegare poi eventualmente a consigli da dare, è una bella sfida, perché comunque a volte anche tra cultivar diverse, tra varietà diverse dello stesso prodotto, le caratteristiche esterne... Naturalmente noi parliamo in termini di variazioni relative, per cui noi possiamo avere i valori iniziali che sono molto diversi fra loro, però so che il valore iniziale può variare di un tot in un certo tempo nelle condizioni in cui si trova. Per questo poi il problema è, indipendentemente dal prodotto di partenza, quali sono le condizioni in cui... perché se io lo faccio a 5 gradi soltanto... alla fine basta che il prodotto sta a 10 gradi per 2 giorni e ultimamente mi scombussola. Quindi devo andare a vedere quanto la temperatura pesa e in che termini pesa e considerarlo nel modello. Alla temperatura è legata la composizione gassosa, soprattutto se sono in busta, come il mio prodotto, e quindi la temperatura molto probabilmente mi peserà anche per la composizione gassosa, perché se la temperatura sale, aumenta il livello di CO2, si abbassa l'ossigeno e quindi spero di poter... tenere meno complicato il modello inserendo soltanto il discorso di variazione di temperatura. Però sicuramente noi abbiamo una variabilità molto alta e molto probabilmente questa cosa qui fatta sul Cantalupo, che diciamo sono le varietà su cui stiamo lavorando, molto probabilmente pari pari non potrà essere applicata su Gallia o non potrà essere applicata su Honeydew. Però lo stesso approccio, fatta una serie di osservazioni preliminari
su quegli altri materiali. Naturalmente se il sistema funziona, poi mi bastano, come dire, 3 mesi di sperimentazione su ogni prodotto o il modello per ogni prodotto, nel momento in cui quei parametri sono dipendenti dal tempo. Altre domande? Io ne farei una, se posso. Certo. Anche se è improprio, no? No, questa chiedevo. Farà una domanda cattivissima. E infatti, me l'avevo preparata cattiva. No, la mia osservazione è questa. Mi sembra che si sia spesso lavorato sulle caratteristiche del prodotto pre-consumo. Cioè dobbiamo fornire e vendere, mettere sugli scaffali le mele più belle, più lucide, con una conservazione maggiore per una facilità di commerciabilità, ma poco sulle caratteristiche post-acquisto, quindi come diceva anche il professore, sulle caratteristiche organolettiche, odore e sapore. Questo può essere considerato vero o no? E la seconda domanda, se lo strumento del naso elettronico, cioè quel macchinario che permette di codificare le componenti aromatiche che poi danno direttamente le caratteristiche organolettiche, se è uno strumento che state sperimentando, che funziona e può dare dei risultati in futuro. Allora, prima domanda, forse potrò aver dato l'impressione, però diciamo esattamente il contrario, cioè nel senso che nelle cose che andiamo a guardare cerchiamo di guardare soprattutto quello che non si vede. Allora, la questione è, noi possiamo guardarlo o con sistemi avanzati, e quindi dal naso elettronico o, ripeto, spesso anche un'immagine ottenuta nel vicino infrarosso, noi abbiamo uno scanner multispettrale per cui noi riusciamo ad avere, come dire, uno spettro di assorbimento a tutte le lunghezze d'onda che vanno fino a 1000, se non sbaglio, nanometri, e attraverso quello riusciamo ad avere un'informazione molto precisa in termini di composizione, anche in termini di componenti volatili, se ci interessa. Naturalmente il naso elettronico è un'altra frontiera, però tutto questo, per quella che è l'approccio che stiamo seguendo noi, diciamo, per quanto valido e naturalmente dà risultati ormai abbastanza affidabili, per noi è ancora molto costoso per l'applicazione in azienda, per cui io nell'applicazione in azienda vorrei avere uno strumento che, se io misuro attraverso una di quelle chips legate all'aspetto esteriore, ma anche attraverso una misura di colore, adesso posso attraverso una calcolatrice o qualcosa del genere, anche un'applicazione da palmare, avere un'idea su cosa sarà fra 5 giorni nel frigorifero di casa, quando la persona consuma. Anche perché, fra l'altro, è un prodotto che comincia ad avere abusi termici, quindi diciamo situazioni da casa, già al supermercato, no? Perché il supermercato non ha sempre interesse, come dire, e quindi diciamo questa fase qui è una fase che io cerco di mettere nel mio modello, e avere un dato che è esattamente quello a cui facevi riferimento tu, cioè non solo come prodotto appare, ma anche il fatto che abbia più o meno componenti volatili. Per esempio quel gruppo di Cardiff, per esempio, loro hanno messo a punto, e lo stiamo valutando, questo tubo che è, diciamo, credo che sia una resina o qualcosa del genere, che tu la porti in un qualsiasi posto, lo metti nella busta, assorbi quello che vuoi, poi questo tubo lo puoi mandare, lo puoi fare anche attraverso una pompa, come si fa per prendere il campione di gas nello spazio di testa, lo puoi far viaggiare per settimane o mesi o nello stesso giorno, eccetera, non perde niente di quello che ha assorbito, e in fase di assorbimento, nell'attrezzatura che hanno, ti dà pari pari quello che c'era là dentro. E questo naturalmente serve perché riusciamo noi siamo 14 partner, 10 sono laboratori di ricerca, in 10 laboratori diversi, a dargli condizioni allo stesso che va a analizzare, proprio perché riteniamo che la parte legata al componente volatile, eccetera, io parlo di aspetto sensoriale in genere, la riteniamo importante. Il naso elettronico è uno strumento, naturalmente vengono sviluppati reti sensori dedicati all'ortofrutta, insomma, che funzionano abbastanza bene, ma anche la nuova frontiera della lingua elettronica, eccetera. Però stiamo parlando di un'applicazione ancora molto costosa per un'implementazione all'interno dell'impresa. Io non mi spavento delle applicazioni costose, perché diciamo tutto era molto costoso all'inizio e poi diventa, naturalmente. Però stiamo, come dire, noi non ci occupiamo direttamente di naso elettronico, mentre per esempio di spettrofotonia nell'infrarosso sì, per cui costosa, ma quella la continuiamo a vedere, anche perché abbiamo
poi altri discorsi legati poi all'automazione delle colture, eccetera, eccetera. Però cerchiamo anche di fare, come dire, qualcosa che salti quel passaggio che è ancora costoso per dare uno strumento che, se funziona, dovrebbe essere, come dire, di effetto immediato, applicabile da tutti. Grazie. Non so se ho risposto. Altre domande? Se no, speriamo di raggiungere presto i denti elettronici, no? Così quello sarà la fine di tutti i sensori. Vabbè, ringraziamo il professor Colelli.